this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one's just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. And a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, oh, we can fall strong. One can go on. World is so wrong. Un altro amico dei bambini qui in Oasi Pediatrica è il dottor Guido Darcier, che è un veterinario e che periodicamente ogni settimana porta in reparto degli amici pelosi a quattro zampe o a volte a due, dipende, a giocare con i bambini. Noi oggi lo abbiamo incontrato con la piccola Mary. Dottor Darcier, vogliamo spiegare l'effetto terapico che ha anche con i bambini il portare gli animali appunto in reparto? Certo, è un effetto che è conosciuto da lungo tempo, il rapporto che c'è con gli animali. Si tratta di portare in reparto un animale sicuramente sempre controllato, perché è un reparto particolare, sono bambini, in ospedale, quindi è un animale vaccinato, trattato contro i parassiti. E poi da un punto di vista comportamentale è un animale sicuro, è un animale che accetta coccole, carezze, qualche volta anche qualche pizzicotto, qualche bambino esuberante. E è proprio questo il rapporto, il contatto, ha un effetto, se vogliamo, distraente, ha un effetto anche così di stimolare l'apertura, di favorire l'interazione tra bambini. E poi con la maestra tutto un lavoro di ricerca, se vogliamo, di conoscenza delle varie specie, perché non viene solo portato il cagnolino, vengono portate anche altri animali. Tipo quali ha portato qui il reparto? Beh, la settimana scorsa avevamo il maialino, naturalmente anche questo, che ha superato tutti i test e anche di intelligenza, come su intelligenza superiore estrema. Oltre al coniglietto, vengono portate paperette, vengono portate pulcini, caprette, insomma ciò che è possibile, che può interagire, che può avere naturalmente da un punto di vista igienico-sanitario la massima sicurezza, viene portato.